Bella a tutti ragazzi, benvenuti sul canale Cugins. Io sono Alessio e oggi siamo tornati sullo Skyblock di Fear Games. Oggi ho radunato un po' di gente per fare l'intro allo spawn, tra cui tengo a salutare, che me l'hanno chiesto, Skyblock, questo qui a fianco a me. Poi chi altro? Kirito Kirigaya, mi pare. Sì, Kirito Kirigaya. E anche Giovanni Cataldo e X Mister Game Rotax, che questi fanno parte del mio team PvP. Inoltre, se volete essere salutati anche voi, scrivetemi su Instagram. Un'altra persona che voglio salutare, che mi è stato chiesto da Instagram, è Fede The Gamer. Ciao Fede. Oggi ragazzi, in questo video andremo un po' in giro, andiamo nel warp PvP a vedere se ci sta qualche nemico da uccidere. Ecco, per esempio ci sta lui, il 007, che sta nel clan avversario. Però non scende mai perché tipo sarebbe uno scontro 10 contro 1 e non è molto legit. Però bene, non fa niente. No, non salto. No, non salto, che sto registrando. Prima era molto più figo il PvP perché se andavate qua dietro c'era un pulsante qui e potevate cambiare dimensione. Ci stava la dimensione del Nether, ovvero quella dell'inferno, che era molto bella con tutta la lava intorno, e anche quella del paradiso, che erano entrambe molto belle, cioè rispetto a questa. Infatti non ho capito perché l'hanno levato. E poi nelle altre due, ogni non so quanto, forse decidevano il mod, facevano spawnare dei boss e uccidendoli ottenevi delle cose rare. Era molto più figo, ma hanno levato tutto come prima. Non l'ho capito perché. Va bene. Dedox è passato nell'altro clan. Ciao Dedox, ti saluto, ti voglio bene. Ha cambiato clan e Skyblock non so come sta. Ora vi faccio vedere che sono ritornato con Raz, che non sono un paio violi. E mi hanno mutato perché ho scritto salutate YouTube. Mi ha mutato, vabbè. Mannaggia, io con Gessetti. Mannaggia, guarda. Poi abbiamo tanta roba qui, troppa forse. Con efficienza 5, quindi sottibilità 8. Mamma mia, questo magazzino è stato fatto tutto da Raz. E questo so. Ah Raz, quando ritorni devi aggiustare questo, ha fatto un po' di danni. E efficienza 5 non si gestisce per distruggere le cose. Poi stanno diamanti, smeraldi, i blocchi d'oro, pietra rossa, ferro. No, con il precedente video del dove vi ho mostrato le mie leggendarie, sono riuscito a vendere due asce apocalittiche e anche una scorza nucleare a due membri del mio clan che hanno visto il video. Hanno detto ah, ma ce n'è così tante, dammela a me. Ora tutti mi stanno a chiedere le leggendarie, però basta che dopo rimango senza io. Ah, inoltre ci tengo a ringraziare veramente di cuore Knaf, perché oltre ad avermi regalato il fiato lavico, oggi mi ha anche regalato una veste ghiacciata. Quindi ora ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veste ghiacciate. Quindi grazie mille Knaf. Poi sto mettendo da parte i frammenti d'anima, quindi questi mi servono veramente tanto, i frammenti, perché ho intenzione di farmi, ora ve la mostro, è molto buona per il PvP. Ah, ho comprato questa all'asta, la vendeva Kirito Kirigaya. Hello. Questa qua molto bella. It's me. A 100.000. I was wondering if after all these years you'd like to me. Sono altruista. Allora, ho intenzione di farmi la Sword Killer Queen, se non sbaglio si chiama.
tappa dimensionale. Questa qui. Che ha affilatezza 9, una tema 10. Facciare la trovi, vabbè, non servono a niente. Però affilatezza 9, contraccolpo 2, aspetto di fuoco. Sono molto buoni, eh. Quindi ho intenzione di farmi questa qui. Solo che ho bisogno di tutte dell'anima negativa, anima corrotta, anime maligne, che si fanno tutte con, a partire dai frammenti d'anima. Quindi ne ho bisogno davvero un botto dei frammenti. E basta, solo quello. Perché la spada leggendaria dopo non c'ha contraccolpo. Invece a me. Sì, c'ha contraccolpo, però ce l'ha uno. Invece io voglio due. Così i nemici li sgrizzo dall'altra parte della mappa. E allora? E poi anche il nome tutto rosso, Killer Queen, è più figo. Con questa maschera mi sa che gli faccio paura, eh. Volete vedere che non scende nessuno? Guardate, eh. No, questo c'è la maschera. No, questa è proprio la skin. Se no lo uccidevo e la rubavo. Sono io invisibile. Ma io mando di vedo Giovanni. Che sei invisibile, vuol dire che funzionano bene le pozioni, perché io nemmeno ti vedo. Ah, poi che vi volevo far vedere, ragazzi, questo è il capo del mio clan, Tony Cairoli 222. Non so perché ci ho messo 3-2, forse perché il nome era già occupato. Oltre a essere forte al PvP, sì, dai, è bravo, è anche un bravo builder. Guardate qua, questa è la sua isola, non so quanto ci abbia messo a farla. Alcuni dicono decine e decine di anni. No, non lo so, però comunque è molto bella. Prima ci stava anche la base del nostro clan, però non l'ha levata, penso. Vediamo subito. Ecco, ah no, l'ha levata. Infatti si l'ha levata. Vabbè, niente, che all'inizio eravamo molte più persone, poi alcuni hanno smesso, altri hanno cambiato team, tipo come io e un mio amico abbiamo smesso, quindi molta gente, siccome ce ne siamo andati noi, che eravamo i più forti, ce ne sono andati, no? Dopo non so cosa è successo nel clan, quindi le stanze si sono divise. E niente, ragazzi, volevo far vedere un po' di PvP, ma non ci sta nessuno. Poi ce la prendiamo con i nudi, però ha poco senso. Ah no, Willy, ci sta Willy. No, aspetta, c'è sta qua. Ah no, no, ci sta qua lui. Oh, manco possiamo colpirlo. Ha tirato una lanciata, non ho capito perché. Ha tirato una... chi è questo, scusa? Boh, non lo so. Vabbè, ragazzi, ora vediamo se riuscirò a recuperare la mia testa. E niente, bella a tutti e ci vediamo al prossimo video.